Da sempre l'essere umano ha paura della notte, del buio, ma non per l'oscurità in sé, bensì per tutti quei pericoli, reali o immaginari, che possono celarsi nelle tenebre. Ed è così che nasce la serie Luoghi da brivido, per farvi esplorare posti incredibili, terribili, mentre sarete comodamente seduti al divano. Ci siamo avventurati in luoghi che non immaginereste mai di poter visitare. Luoghi che sono capaci di risvegliare quel sentimento che siamo soliti chiamare paura. Paura, 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 paura. Seguiteci, un'altra emozionante avventura sta per cominciare. In questa nuova avventura vi faremo scendere con noi diversi metri sotto il manto stradale e vi faremo esplorare una ex base militare la cui costruzione risale addirittura al primo conflitto mondiale, è meglio nota come Batteria Cattaneo. Vi porteremo in ogni angolo di questa immensa struttura, interamente costruita in cemento armato, passando per gli interminabili e sconfinati tunnel che si estendono nell'oscurità, fino a raggiungere la centrale elettrica, dove troveremo il maestoso motore a diesel che dava energia a tutta la base militare. Ci avventureremo, infine, in un tunnel inesplorato e scavato direttamente nella roccia e la cui funzione resta attualmente sconosciuta. Quali riscontri ci avrà restituito la strumentazione in seguito alla nostra indagine? Non vi resta che scoprirlo guardando il video completo. Thank you.
La batteria Cattaneo è una batteria costiera situata lungo il litorale tarantino e precisamente in zona Gandoli. La sua costruzione risale al primo conflitto mondiale e fu intitolata all'ammiraglio Carlo Cattaneo, che combatté stranamente nella prima guerra mondiale, meritando diverse medaglie al valore. Questa installazione militare, che aveva il precipuo scopo di sorvegliare e difendere la costa, è attualmente situata nella pineta Blandamura ed è uno dei posti abbandonati più noti e più carichi di mistero di Taranto e provincia. Fu interamente costruita in cemento armato e difatti conserva quasi intatte la maggior parte delle strutture originali, anche se, in seguito all'armistizio, non fu mai definitivamente completata. In superficie si trovano ancora alcuni edifici che erano di pertinenza all'intera base militare. Pensate che in questa struttura, dove forse veniva stipata la nafta per le cucine, si sente ancora incredibilmente forte l'odore del combustibile. In altre strutture erano presenti dei binari sui quali, probabilmente, transitavano dei carrelli per approvvigionamenti o trasporto di materiale. Allora ragazzi, stiamo per scendere nei bunker di una ex batteria, o per meglio dire la batteria Cattaneo, che è un complesso militare oramai in disuso ed è situato esattamente in zona Gandoli, quindi vicino Taranto, esattamente tra Leporano e Taranto, se possiamo definire così. E scenderemo parecchi metri sottoterra, è un posto che ho già visitato, e là la cosa importante è che sicuramente sottoterra non ci possono essere interferenze né di carattere elettromagnetico e soprattutto per quanto riguarda gli EVP. Quindi importante, se avremo dei riscontri, quindi potremo escludere qualunque tipo di interferenza proprio perché scenderemo diversi metri sotto il livello stradale. E stiamo per accedere all'unica, dobbiamo ancora trovarla, però comunque questa sarà l'unica entrata che ci consente poi di scendere in questi bunker sotterranei. Ed ecco ragazzi, questa è l'unica entrata che ci consente di accedere ai bunker. Abbiamo trovato l'entrata dell'ex batteria Cattaneo. Questa che vedete è l'unica porta che ci consente l'accesso ai bunker sotterranei. Stiamo adesso per scendere parecchi piani sotto il livello stradale, come ho già detto, e noteremo addirittura una stanza dove probabilmente c'era un cosiddetto nido di mitragliatrici, ovvero erano quelle mitragliatrici utilizzate durante la seconda guerra mondiale. E questa comunque era una batteria usata a scopo difensivo, una batteria costiera. Cioè, montavano degli enormi cannoni che ovviamente adesso non ci sono più, però adesso andiamo a vedere quello che è rimasto di questo posto. Iniziamo ad addentrarci nella struttura militare, imbattendoci in manufatti oramai arrugginiti, ma un tempo indispensabili per il funzionamento dell'intera installazione. Giungiamo così nella prima vera costruzione militare dell'epoca, ovvero un nido per mitragliatrici.
Da questo bunker i soldati potevano bersagliare a raffica i nemici con mitragliatrici dell'enorme cadenza di fuoco, come ad esempio la Beretta MG42, restando nel contempo abbastanza coperti dal fuoco nemico. Entriamo poi in quella che una volta era la sala radio, dove troviamo ancora un generatore ancorato al pavimento. Forse un generatore. Un generatore? Sì, lui che stava un po' pillo. Per fare energia elettrica? Eh sì. Ma era collegato forse a un motore. Ma è proprio uscendo dalla sala radio che registriamo un verso molto strano ed amplificato dal riverbero della stanza, ma che addirittura abbiamo personalmente sentito nel momento preciso in cui si è verificato. Era. Sì, era. No, era qua dentro, era. Ci apprestiamo così a scendere le scale che ci portano finalmente nei tunnel veri e propri, quando improvvisamente, come terminiamo le scale, rilevo un'anomalia del mio dispositivo. Ma poco prima, nel mentre ci accingevamo a scendere quelle rampe, il mio dispositivo rileva un EVP formatosi sotto il rumore dei nostri passi, che ci intima di stare indietro e che ora vi farò sentire. Quanti eventi saremo qua, ragazzi? Una ventina. Una ventina di metri. Allora, un attimo che sto registrando un'anomalia, si è bloccato il video. Okay. Guarda, si è bloccato il video. Come siamo scesi qua? Guarda. Bloccato. Si è bloccato il video. Bellissimo. E cosa buona idea. Questo registrato non si è bloccato. Beh, però quello strano rumore che abbiamo sentito sopra. Si è bloccato il video, ma che succede se spegni? Devi resettare, no, basta che spegni, dovrebbe mantenere. Devi bloccarlo, sì, bloccarlo poco. Non si spegne neanche? Ma sai, cosa ci sta? C'è l'iPhone, non ce l'ha più. Cosa? Non so pure. Sì, forse. Ah, mantenere un attimo. Secondo me non registra così, ma. No, no, non devi spegnere. Cioè, secondo me non salvo i dati, ma. Poi in tilt. Devo staccare la batteria. Eh sì, staccare la batteria. Ma l'altro avrà quello che ha registrato già. Ma di solito lo salva il file quando esce o no? Hai sentito? Sì. Io sentivo prima che scendesse il coso, sentivo prima non si aspettate. Di nuovo. No, potrebbe essere la bottiglia quando le schiacciate, devi stare prendendo. Non credo, però è come se fosse crediamo qualcosa. Crediamo. Non ci crediamo sopra. Va bene, non è un problema. Allora, speriamo che abbia registrato la edizione. Vediamo un attimo. Quindi già inizio il malfunzionamento. Chiudi la parola, allora ragazzi. Ricominciamo di nuovo a registrare, devo segnalare insomma un malfunzionamento. Poi, siccome siamo scesi qua sotto, cioè esattamente da questa rampa di scale,
improvvisamente l'Electron Tram, cioè si è bloccato del tutto, non interagiva più, non riuscivo né ad andare avanti, dietro, né a spegnere, insomma, è completamente bloccata. Io adesso non so che cosa e quanto abbia registrato, speriamo, però adesso stiamo riprendendo, insomma, ci stiamo addentrando nei tunnel, nei veri e propri bunker. Riprendiamo il nostro cammino, giungendo dinanzi quella che, originariamente, era l'entrata situata di fronte al campo di calcio interabbattuta e destinato allo svago dei militari, a tutt'oggi completamente murata. All'improvviso, però, veniamo attratti da rumori uditi in profondità e molto distanti dalla nostra posizione. E qua, questa è una delle scale che hanno murato, perché si sale, però non lo so, hanno murato l'accesso. Ed era questa praticamente affaccia sulla quella che una volta era la scuola alberghiera. Ed era un... Di nuovo. Ed era praticamente una... Ragazzi, c'è qualcosa di là, eh? Ma andiamo, andiamo. C'è qualcosa di là. No, ho sentito qualcosa proprio. Come vedrete, il nostro procedere nel buio più profondo di quei tunnel oramai dimenticati è stato un continuo susseguirsi di rumori, passi e strani versi che ci hanno accompagnati per tutta la durata della nostra avventura. Incredibile come posto. Praschino, eh? No, che cosa? No, ma siete sicuri? E ad un tratto il mio dispositivo registra quella che sembra proprio una melodia musicale, come se fosse il suono di una chitarra o di un mandolino. Sono enormi, sono. Beh, questa è della guerra mondiale. Cioè... Questa è della guerra mondiale. Per quanto questo motivetto musicale sia abbastanza distinguibile, ritengo che la spiegazione del fenomeno sia piuttosto agevole. Nel mentre camminavamo, il rumore dei nostri passi e le vibrazioni dei nostri strumenti, a causa del forte riverbero sulle pareti dei tunnel, hanno complessivamente creato quello che effettivamente può sembrare un motivetto musicale, ma che in realtà ritengo si tratti di un caso di pareidolia acustica, ovvero quel processo illusorio dove il nostro cervello, in questo caso, da semplici rumori ha creato quello che può sembrare una melodia, fenomeno molto frequente in luoghi dove, proprio come i tunnel, si verificano accentuati ed esasperati episodi di risonanza. Ed ancora, proseguendo nel tunnel, sentiamo chiaramente un rumore di passi che, stando alla lontananza e dal riverbero, sembrano proprio provenire dal tunnel alle mie spalle. Cosa? Dei passi hai sentito, sì?
Sì, dei passi, ragazzi, qua. Sì, ho dei passi proprio. Ho sentito proprio to, così ho sentito. Ma è proprio qui che abbiamo rilevato l'anomalia più importante dell'intera indagine, utilizzando la nostra termocamera di marca FLIR, che, sebbene non possa fare video ma delle semplici istantanee, è riuscita a catturare qualcosa di incredibile nel mentre l'ho puntata in fondo a quel tunnel. Come state vedendo, sullo sfondo sembra proprio comparire, oserei dire in maniera inequivocabile, una chiara sagoma umana. L'anomalia è così evidente al punto che siamo convinti, stando anche al rumore dei passi che abbiamo sentito, che qualcuno di realmente umano ci stesse seguendo. Tuttavia, il principale motivo di perplessità è costituito dal fatto che addentrarsi in quei tunnel senza un minimo di torcia elettrica è praticamente impossibile, sicché se ci fosse stato realmente qualcuno, credo che probabilmente ce ne saremmo accorti. Inoltre, dietro questa sagoma sembra quasi che ce ne sia una seconda, forse più bassa, come se seguisse la prima, ma la notevole differenza di temperatura, data dal colore decisamente più scuro, non ci fa comprendere esattamente di cosa si tratti, sicché pensiamo semplicemente che la termocamera abbia solo rilevato una zona più fredda. Altra considerazione che ci fa propendere per un'anomalia è la temperatura di questa presunta sagoma pari a 28 gradi centigradi, mentre la temperatura ambientale, considerando che era il mese di maggio e che comunque eravamo diversi metri sottoterra, si aggirava indicativamente tra i 18 e i 19 gradi centigradi. Infine, altra circostanza che è rimasta inspiegabile è la formazione sul piano di calpestio di una sorta di nebbia o vapore che manifesta anch'essa una temperatura decisamente più alta rispetto a quella ambientale ed in linea con quella posseduta da questa presunta figura umana. Pertanto, mi sento di classificare questo riscontro da noi ottenuto come una probabile anomalia. Proseguendo, arriviamo in quella che, stando al colore verdino delle pareti, doveva essere un'infermeria e nella quale abbiamo registrato una frase abbastanza singolare. Queste che cos'erano? Vecchie lampade? Sono delle lampade qua. Cos'è una nuova cosa? Questo, per esempio, non ho mai capito che cosa potesse rappresentare queste... Questo... Che cosa poteva essere, secondo voi, questa cosa? Fatto in questa maniera, scusa.
io seguo, qualcosa di qua ho sentito simile. Aspetta, raga. Qualcosa ho sentito di qua. Stavolta sì, raga, l'ho sentito proprio. Era un rumore dalle spalle nostre. Stavolta proprio sì. Un botto di rumori sono contato. Porca. Come se ci fosse qualcosa dietro di noi, no? Questo sarà crollato da sopra, perché c'hanno anche i rami di albero. Qua buttano qualcosa da sopra. No, questo è di qui. No, c'è pure un petardo. No, vabbè, quello... Per chi non ha mai messo piede in questi tunnel sotterranei, è molto facile perdere il senso dell'orientamento, a causa della tipologia della struttura, che si rivela particolarmente labirintica e con lunghi ed interminabili corridoi che si intersecano fra loro. Quella notte, difatti, ci perdemmo anche noi, nel tentativo di raggiungere la centrale elettrica. O dritto o destra. Dice, noi siamo venuti di qua. Di qua abbiamo andato. O di qua? Da di qua siamo venuti. No, da qua siamo venuti. Allora, più avanti no, Di qua. Aspetta. Allora. No, di qua. No, aspetta. Tu siete di qua? No, di qua siamo venuti. Già, Oscar. No, ma non di qua siamo venuti. Aspettate. Sì, da qua, sono la cosa a terra, sì. No, aspetta, è una strada chiusa. Da qua allora noi siamo venuti o di qua o di qua, no, secondo me siamo venuti di qua. Perché hai detto io andiamo a destra o a sinistra? Guarda che l'ha scritto? Allora no, noi siamo venuti di qua, di qua, di qua. Uscito. Mi ricordo questa scritta. Allora dobbiamo andare di qua, allora di qua dobbiamo andare, di qua, di qua. Non so se. No, sì. Punto di vista. Che di qua siamo venuti? Dobbiamo ritornare di qua. Dobbiamo ritornare. Eh sì, dobbiamo ritornare indietro. Sono centrale. Non ci credo. E dopo essere ripassati più volte sullo stesso percorso, ritroviamo la direzione giusta e, improvvisamente, raggiungiamo quella che era la centrale elettrica che forniva energia all'intera installazione militare. Quelle antiche macchine, immerse completamente nell'oscurità, vengono risvegliate dal loro sonno perpetuo, dal fascio di luce delle nostre torce, ed emergono dall'oscurità quasi come un relitto di una nave affondata nelle profondità dell'oceano. Allora, questo era proprio il motore diesel che consentiva a tutta la struttura, a tutta la batteria di avere energia elettrica. Cioè, vedete quanto è grande questo motore? Chiaramente oramai non più funzionante, ma era qualcosa di impressionante. Era un motore diesel un po' come quelli che venivano montati sui sommergibili, eh? E quello è ancora il cassone del gasolio che forniva quindi sicuramente il gasolio al motore, ma è enorme questo. Decidiamo così di fermarci in questa sala macchine per fare una sessione ambientale a livello metafonico, che, come vedrete fra poco,
ci regalerà un altro riscontro incredibile e di fondamentale importanza per la nostra ricerca. Allora, abbiamo quindi il K2 e una torcia. Allora, vogliamo sapere se in questo posto abbandonato, questa ex struttura militare oramai abbandonata, se c'è qualcuno oltre noi, se c'è qualcuno che ci può sentire. In questo caso, in caso affermativo, potete fare un forte rumore o interagire con uno di questi strumenti, ovvero o illuminando i K2 o interagendo con la torcia. Allora, fate un forte rumore da questo momento in poi. Massimo silenzio, ragazzi. C'è qualcuno che ci vuole dire a voce alta il suo nome? C'è qualcuno che per caso lavorava, che era addetto alla manutenzione di questo motore, di questo posto? Se sei in grado di sentirci, ci puoi dire esattamente in quale anno ti trovi o da quale anno comunichi? Comunicate con noi tramite il suono. Sì, sotto i cartoni che si formano. Un po' di cartoni qua. Sì, c'è stato un rumore. Una frase sotto il cartone, sì. Sei in grado di ripetere il mio nome o il nome di uno di noi? Di noi? Sentito? No, io no. Sì, è una voce tipo femminile, vero? Ed è in questa sala macchine che abbiamo registrato la seconda ed incredibile anomalia di questa nostra indagine, ovvero quello che sembra realmente un coro cantato.
Ho fatto davvero l'impossibile per ripulire ed amplificare il file, ma vi invito ad usare necessariamente un paio di cuffie per poter riuscire a percepire il suono da noi registrato. Ti stiamo dando fastidio? Sembrava una musica. A differenza di quella prima melodia, che ho classificato subito come un caso di pareidolia acustica, questo che abbiamo registrato sembra realmente un motivo musicale. Vi ricordo che eravamo a diversi metri sotto il suolo, in una struttura interamente costruita in cemento armato ed immersa in una pineta notevolmente distante dalle più vicine abitazioni, sicché è praticamente impossibile che eventuali voci o suoni emessi in superficie possano giungere fin là sotto. Ho pertanto classificato questo riscontro come una reale anomalia, che, al momento, resta inspiegabile. Dopo questa approfondita sessione EVP e, soprattutto, poiché iniziava a farsi realmente tardi, decidiamo in ultimo di avventurarci in uno dei tunnel scavati nella roccia. Si dice che questi tunnel, estesi per diversi metri, arrivavano addirittura fino al mare, ma non è ben chiaro esattamente per quali scopi erano stati costruiti. Superata una iniziale titubanza, ci caliamo con alcune difficoltà all'interno del tunnel ed iniziamo così ad avventurarci tra le sue strette pareti. Ce la fai? Ragazzi, adesso ci stiamo avventurando in uno di questi tunnel scavati nella roccia, questi dovrebbero arrivare fino a mare e stiamo entrando in uno di quelli che sembra tenuto meglio, ma non so sinceramente dove arriveremo. Giallo, siamo anche giallo qua avanti, sì. Cosa? A me la leggo, però? Sì. Ok. Ci siamo, ragazzi. Attento a vedere. Si è un po' di gente qua, eh?
Ci siete dietro? Sì. Vai, argilla. C'è un primo metro secondo me. Cerchiamo di non fare rumori, casomai. Ad un tratto, però, giungiamo in un punto dove vi erano stati dei crolli e dove il percorso si faceva notevolmente più difficile. E come deve camminare? È lunghissimo. Vogliamo andare? La prima regola per chi fa Urbex è tutelare sempre la propria incolumità e quella degli altri partecipanti. Immaginate cosa sarebbe accaduto se, proseguendo in quel tunnel, ci fosse stato uno sfortunato crollo strutturale. Forse saremmo rimasti lì, sepolti dalle macerie, destinati a vagare in quei tunnel in eterno, proprio come le entità che, oramai da tempo, fanno parte della nostra ricerca e che, con molta probabilità, sono ancora rimaste in fondo a quell'installazione oramai abbandonata. Decidiamo così di terminare la nostra avventura e di avviarci verso l'uscita, ripromettendoci comunque di tornare ad esplorare quel tunnel con maggiore organizzazione, ma soprattutto con maggiore sicurezza. Ragazzi, non siamo riusciti a esplorare completamente quel tunnel che andava fino, si presume, fino a mare, perché abbiamo visto che in più punti il soffitto, la parte superiore, è crollata ed è sinceramente un rischio percorrere questo tunnel tutti e tre, perché nessuno che sa che siamo qua. Quindi se mai sia va a succedere un crollo, va a succedere che rimaniamo bloccati, non possiamo più uscire. Quindi sicuramente adesso non possiamo più andare a esplorare questi tunnel, li abbiamo esplorati fino a un certo punto, ma è meglio chiaramente lasciar perdere per adesso. La prossima volta verremo organizzati, ci cercheremo di percorrerli per intero e capire dove vanno. Abbiamo percorso quello che è in condizioni, diciamo, migliori, perché ce n'è un altro, come avete visto, che è ancora più scavato ed è ancora più piccolo, ancora più stretto, che sicuramente con molta probabilità arrivano a mare, perché io ricordo tanti anni fa l'ho percorso e arrivava fino a mare, però stasera non mi sembra il caso di andare avanti. Quella che abbiamo vissuto nell'ex batteria Cattaneo è stata davvero un'avventura incredibile e che ci ha regalato dei riscontri di fondamentale importanza. Continuo a chiedermi chi o cosa la termocamera ha rilevato in quel tunnel, ma soprattutto se il coro che abbiamo registrato possa essere addebitabile ad una memoria del luogo, ad un evento che possa ripetersi in maniera ciclica, o, incredibilmente, una interferenza proveniente da un'altra dimensione, forse addirittura del passato. Posso formulare solamente delle ipotesi, perché non ho ancora la risposta a queste domande, ma di sicuro mi sento di affermare che là sotto, a quella profondità, non ci sono interferenze radio che possano generare voci di alcun tipo, e che gli EVP, nonostante strumenti come i K2 siano rimasti assolutamente passivi, sono un'evidente realtà e forse l'unica certezza della ricerca in ambito paranormale. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividetelo con i vostri amici. Servirà quantomeno a ripagare il duro lavoro svolto.